credi di andare. Prima di andare a giocare devi mettere a posto la tua stanza. Oh, lo farò più tardi, papà. Niente affatto, sistema la tua stanza e poi andrai a giocare. Ma papà, i miei amici mi aspettano. Io sono diventato il loro sceriffo, lo sapevi questo? Sai bene che io non tollero che tu mi disobbedisca. Fai quello che ti ho detto. Gli ho detto che l'avrei messa in ordine più tardi. Come se non avesse sentito. Continua a ripetermi quello che devo fare e quello che non devo fare. Come sarebbe bello se potessi navigare su quel veliero. Quindi hai pensato bene di scappare di casa, non è vero? Perché ti stai comportando così? Che motivo c'era di andarsene? Perché io voglio fare quello che mi piace senza che nessuno mi impedisca di farlo. Il tempo ti insegnerà che questa non è la libertà che ti occorre. Oh. Addio a tutti e due, ragazzi, e buona fortuna. Forse ci rivedremo al mio ritorno. Buona fortuna. Ciao, a te, Joe! Buon viaggio! Sono ansioso di cominciare a navigare per andarmene lontano. Ma ancora non ti è passata quell'idea fissa, Paul? Te l'ho già detto, io voglio la mia libertà. Forza, Paku, andiamo a controllare. Bene, cancello magico! Ascoltate, onde del mare, dovete distruggere il mare dei coralli in mille pezzi. E Belzebub anche ve l'ordina. Nel mare magico del paese delle meraviglie c'è una piccola isola chiamata la Terra dei Coralli. È come se fosse un mondo a parte e i suoi abitanti ci vivono e ci lavorano felici di essere in un posto così bello. Guardate come si danno tutti da fare in questo strano paese. Gli abitanti di questa terra coltivano alberi di corallo gigante. Ehi! Oh! Fermati! Non scappare! Aspetta! Vorrei sapere cosa stanno facendo. Andiamo a dare un'occhiata. Non puoi scappare ora! Vi dimostrerò che so lottare. Fermatevi! Ho detto di fermarvi! Non è giusto che lo attacchiate tutti quanti insieme. Ora lo aiuteremo noi. Perché vi siete intromessi? Prendi questo e quest'altro. Paul, Doppe, diteci chi siete e da dove venite. Noi proveniamo da un altro mondo molto lontano, amico mio. Oh, voi venite da un altro mondo.
Quindi, se ho capito bene, stavi giocando alla guerra con i tuoi amici e facevate finta di picchiarvi. Sì, noi immaginavamo di essere in un altro mondo e di combattere contro gli stranieri. Ed era una lotta dura ma entusiasmante. Non hai paura che certe fantasie possano diventare realtà? Mi piacerebbe se si trasformassero in realtà sul serio. Perché voi non siete in cerca di avventure? Noi siamo venuti in cerca di avventure, ma perché dobbiamo combattere Bel-Satan? Hai detto Bel-Satan? È mio nonno. Ciao nonnino, come stai? Anche voi ragazzi siete venuti a combattere contro Bel-Satan? Sì, proprio così. Vuol dire che anche lei conosce Bel-Satan? Sembra che Bel-Satan abbia cominciato a sobillare le onde nel tentativo di avere il mare magico sotto il suo malvagio controllo. Così noi stiamo erigendo un frangiflutti con tutti i nostri sforzi per difenderci dalle onde del mare che presto ci attaccheranno. Amici, mio nonno è il capo supremo della Terra dei Coralli. Io credo sia giunto il momento di darci da fare e vorrei vederti all'opera. Essendo mio nipote devi dare l'esempio, Sandy. Ma certo, nonno, ora farò da guida a Paul e ai suoi amici. Forza, venite con me. Vi farò vedere la Terra dei Coralli. Ci sono delle cose bellissime. Avanti, non perdiamo tempo. Ehi, guardate laggiù. Oh! Ascolta, Kinoppi. Ora i suoi amici sono un'altra volta nel nostro mondo. Sono giunti sulla Terra dei Coralli. Ora io voglio che tu li distruggi insieme alla terra che li ospita, usando queste furiose onde che io ti ho dato. Onde furiose del mare magico! Distruggete la Terra dei Coralli! Ascolta, Sandy, io penso che sarebbe molto meglio che tu aiutassi gli altri. Non mi importa niente, io voglio solo fare quello che mi interessa, perché sono libero, capisci? Come sarebbe a dire libero? Ti ammiro molto, Sandy, vorrei essere libero anch'io come te. Paul, quello che volevo mostrarti si trova proprio laggiù. Questa è la zattera che mi sono costruito lavorando giorno per giorno. È bellissima. Con questa possiamo partire in cerca di avventure. L'idea mi piace moltissimo, io sono pronto. Allora saltiamo a bordo, così anche tu troverai la tua libertà. Come? Vuoi partire e non avverti il nonno prima di andar via? Oh. Non faremo molto tardi e poi voi siete molto esperti di viaggi, quindi non c'è bisogno di avvertirlo. D'accordo, allora andiamo incontro a queste meravigliose avventure. Paul, ti sei dimenticato che Bel-Satan sta per invadere questa terra? È vero. Sono sicuro che lui non attaccherà così presto il mio paese e noi potremo tornare in tempo. Penso che tu abbia ragione, possiamo anche partire. Forza allora! Solleviamo la zattera tutti insieme. Quel che state per fare è veramente ignobile. Nina ha ragione, Paul. Noi dovremmo aiutare gli indigeni a costruire i frangiflutti. Se ci tieni tanto puoi anche restare qua. Tutti hanno il diritto di scegliere la loro vita. È vero, parli proprio bene. Forza allora, andiamo, Paul, dopo in mare! Ripensaci, Paul, torna indietro. Sto per arrivare a destinazione, ora li distruggerò. Tenete duro! Dobbiamo difendere il nostro paese! Forza, ragazzi! Cerchiamo di stare uniti per combattere! Avete fatto un bel lavoro, mie care onde! Oh, ma quella è Nina! Mi è venuta una brillante idea! Chi è quella strana creatura che è entrata? Quello è Kinoppi! Lei è il capo di questa terra, non è vero? Mi consegni quella ragazza e le assicuro che non vi sarà fatta alcun male. Lascerò questa terra e me ne andrò e non tornerò mai più. Ci ha promesso che lascerà questo paese in pace per sempre. Ha
Accidenti, che cosa state aspettando? Vi ho detto di consegnarmi Nina. Sento libero e grande. Anch'io, è bello essere liberi. Avevi mai provato simili sensazioni? Sono così felice. Io vedo per la prima volta un mare così bello, sapete. Vorrei tanto che anche Nina e Pacun fossero con noi. Guardate, guardate come brilla quell'isola. Lì c'è la terra del corallo. Oh, è uno spettacolo meraviglioso, Sandy. Certo che lo è. E la terra del corallo è la più bella che ci sia. È quella che brilla di più. Mi piacerebbe sapere cosa sta facendo Nina. Fate ciò che vi ho detto, vi distruggo! Andrò con lui. Oh, Nina! Non potete permetterlo! Non capite che se cederete a questo ricatto ne seguiranno altri! Che essere seccante quel Pacun! Adesso ti farò vedere io! Voi affermate che questo è un paese libero. Se è così, voi dovete combattere per la libertà e non cedere a compromessi. Oh, Pacun, Kinopi, non essere cattivo con lui. Se gli farai del male, non verrò con te. Non perdere tempo. Vieni qui con il tuo amico. Voi affermate che questo è un paese veramente libero. Se è così, voi dovete combattere per la libertà e non cedere a compromessi. Presto, Nina, monta su! Scostati, Nina! Questa me la pagherai, dannato vecchio! La nostra terra è sempre stata libera e sempre lo sarà, ricordatelo! Sì, questo paese sarà sempre libero! Se Ben Satan vuole combatterci, che lo faccia, noi gli risponderemo! Voi state esasperando le cose mentre io cerco di metter pace, Tra poco avrete quel che meritate. Avete perso l'unica occasione per sopravvivere. Oh! Dimostriamo la nostra tenacia! Avanti! Guarda, Sandy, sembra che il mare si stia agitando. Qui è un fenomeno veramente insolito, Paul. Cosa starà succedendo? Dobbiamo tornare subito indietro, Sandy. Hai ragione, Paul. Lanciate! Nino, l'abbiamo distrutto! Ascoltate, per il momento ritiriamoci sulla collina, andate! Nonno, cos'è successo?
dove vai, Sandy? Dop, credo che Nina e Pacun siano in pericolo. Dobbiamo trovarli al più presto. Hai ragione, diamoci subito da fare. Dobbiamo difendere il nostro paese! Nonno, sei salvo! Sandy! Nonno! Riuscirai a sfuggirmi, Nina. Sarei la mia esca per catturare quel dannato pollo e portarlo da Bel Satan. Onda, portamela qui. Nina, sta tranquilla, ti salveremo. Che tu sia maledetto, Paul. Dobbiamo usare la nostra macchina volante. Pacun, ecco fatto. Adesso sistemiamo Kinoppi. Prendi questo, Kinoppi. Fuggire, onde! Ehi, voi, Kinoppi sta controllando le onde con quella sfera blu! Fa attenzione! Ho capito, Pacun, ma vedrai che riusciremo a dargli una lezione. Vediamo come te la caverai ora! Vediamo se riusciamo a fare qualcosa con la mia stella. Ingrandiscila. Ecco fatto. Prendi questo, Kinoppi. Ci rivedremo presto, Paul! Evviva, ce l'abbiamo fatta! Povero nonno! Lollo, è colpa mia se tu sei stato preso dalle onde. Oh, guardate! Guardate sul letto del fiume! Siamo vivi! Oh, nonno, sei vivo! Sandy!
Mi dispiace, nonno, non volevo. Non fa niente, Sandy. Paul, dobbiamo ritornare, il tempo è scaduto. Stavolta credo di non farcela. Arrivederci, Joe, fai buon viaggio, in bocca al lupo, mi raccomando! Dopo questa avventura nel paese delle meraviglie, Paul ha capito cos'è la libertà. Joe, sarò qui al tuo ritorno! Paul ha capito che la libertà non è andare in giro per il mondo, ma credere in un ideale e combattere per quello, anche a costo della propria vita. La libertà di essere uomini.